abbiamo sudato i nostri risparmi, noi non vogliamo niente, vogliamo i nostri risparmi, avete capito? Banca Etruria e Consiglio d'amministrazione, perché non è in galera? Noi vogliamo sapere questo, perché non l'avete messi dentro? Nessuno, anche Zonin è stato messo agli arresti domiciliari, perché gli altri nostri noi no? La rabbia delle vittime del salvabanche stavolta esplode davanti alla procura aretina. Insieme agli amici di Banca Etruria avevano appuntamento alle 10.30, in particolare i rappresentanti delle due associazioni, per presentare un nuovo esposto. Ma poi è stato lo stesso procuratore capo Roberto Rossi a voler incontrare anche un gruppo ristretto di risparmiatori. Io sono uscito molto soddisfatto e fiducioso. Gli si è chiesto a che punto erano le indagini, giustamente non è che ci ha detto a un grado X e a un grado Y, giustamente c'è il segreto, però ci ha fatto capire che lavorano sodo, che l'operazione è parecchio complessa e giustamente è, e che vogliono arrivare, quando ci sarà il momento del giudizio, con piedi giusti. Oggetto del nuovo esposto, l'emissione delle obbligazioni nel 2013. Senza quell'emissione delle due obbligazioni subordinate, la banca a fine anno sarebbe stata sotto i requisiti minimi di capitale, quindi avrebbe perso la licenza bancaria. Quindi non c'erano alternative, dovevano collocare questi due titoli per un importo di 110 milioni. Farlo come? Farlo ai tassi di rendimento effettivi comparati alle altre banche, avrebbero dovuto mettere titoli che rendessero l'8%. A quel punto forse i risparmiatori avrebbero alzato più l'antenna e non l'avrebbero comprate. Mentre hanno emesso titoli con un rendimento di 3,50, pari a titoli di Stato. Questo ha dato sicurezza e non ha fatto percepire il grado di rischio di queste obbligazioni ai risparmiatori. Quindi la banca stessa dice che queste obbligazioni non valevano 100 ma valevano 77, perché nel loro bilancio il valore al fair value riportato, comparata a altre banche di uguale dimensione ma non nelle stesse condizioni finanziarie, cioè condizioni finanziarie migliori, sarebbe stato il valore corretto 77, mentre ai privati vendevano 100 e dichiaravano nei stati conti trimestrali che il valore era sempre 100. Quindi abbiamo anche comunicato false dichiarazioni ai risparmiatori. E cosa ci si aspetta? Che chi ha sbagliato che debba pagare? Da tutti i punti di vista, dal lato penale, dal lato dei soldi, dal lato di tutto. Perché qui si tratta che hanno messo di mezzo decine, centinaia di persone, donne anziane, gente che hanno lavorato una vita. E questo ci si aspetta.